Vedete le mie spalle, ho già finalmente, direi, alla buon'ora, ecco. Sono riuscita a rendere il mio background un po' più natalizio, anche se le luci sono coloratissime, un po' più da circo, diciamo. Però spero che anche voi siate entrate nello spirito natalizio. Avendo due bambine, è ovvio che per forza di cose è così. Ultimamente mi diverto molto nel guardare alcuni video sulle gift guide, cioè le guide ai regali, perché sono sempre alla ricerca delle idee migliori per i regali di Natale, insomma, imminenti, ecco. Diciamo che sono felice perché quest'anno ho davvero tantissime idee regalo valide da proporvi. Ho acquistato qualcosina, diversissime cose dal sito di Sephora.it e sono davvero soddisfattissima perché non ho fatto chilometri, non sono rimasta imbottigliata nel traffico, non ho sudato dentro il negozio, insomma è arrivato tutto nel giro di 2 o 3 giorni, impacchettatissimo, vi farò vedere perché questi saranno comunque cioè tutti i regali che io farò, tanto i miei parenti, chi mi segue a parte mia mamma, no, vabbè, mia mamma, il regalo di mia mamma, tra l'altro, ancora non l'ho fatto, o comunque non ho deciso, perché il regalo di mia mamma è il più difficile di tutti. Comunque, partiamo con le idee regalo. Un'idea regalo molto carina potrebbe essere questo, chiamiamolo kit di MAC. Viene venduto in questa scatolina così bianca e nera che rispecchia poi anche il contenuto, perché all'interno c'è una bustina super fashion, mi è caduta roba, super glamour. Con l'interno vedete che è tutto imbottito con questo motivo qui, bianca e nera, carinissima da tenere in borsetta. Allora, la pochettina contiene una matita labbra color nude, un lip gloss color nude e un rossetto sempre pressapoco, un nude, comunque il colore, quei toni che sono vicini al colore naturale delle labbra. In ogni caso vi lascio giù tutti i nomi e i prezzi se vi interessano. Una seconda idea regalo che mi è piaciuta tantissimo, proprio pensare a questa tipologia di idee regalo, potrebbe essere una sugar box. Io ho ricevuto, mi è stata inviata dall'azienda, la sugar box di novembre, tra l'altro inaspettata a me, così a sorpresa. Vi faccio vedere un attimino cosa contiene, però adesso ci sarà la possibilità di ordinare quella di dicembre, che sarà praticamente natalizia. Vi faccio vedere però cosa c'è dentro quella di novembre. Ho cercato di tirare, ma posso sapere cosa ci sarà in quella di dicembre? Ancora non si sa perché è tutto un mistero. Comunque in quella di novembre, vi faccio vedere subito, tanto volano fogli che è una bellezza. Cioè, è davvero stupenda, il packaging, tutto, mi piace tantissimo. Cioè, penso che sia un regalo che una donna potrebbe davvero apprezzare, con gioia, ecco, almeno questo è il mio parere. C'è una crema corpo 75 ml, quindi è tantissimo prodotto, dei coloniali, che è crema corpo fondente setificante, al karité. Quindi, i coloniali è un brand col quale mi sono sempre trovata, bene. Quindi, insomma, prima questa, poi una crema contorno occhi di Rilastil, che è uno dei miei brand preferiti, che ho usato tantissimo durante la gravidanza e ha dei prodotti di skincare davvero validi. Quindi crema contorno occhi, questa è una 3 ml. Poi c'è un blusher della NYX Makeup, che ve lo faccio vedere subito. Io con cura apro, però non rompo niente, non contamino. Cioè, guardate cosa non è questo blush, ha un colore stupendo, intensissimo, e ultimamente mi piace molto l'idea di questi colori forti, che lasciano appunto l'effetto di guance arrossate naturalmente, ecco. Poi c'è uno shampoo di L'Oréal Absolute Repair Cellular all'acido lattico e un balsamo 75 ml, a parte che queste confezioni sono deliziose, veramente. Lo shampoo è 100 ml, quindi insomma c'è abbastanza prodotto, non è che è una robina così e via. Poi c'è un'altra crema
crema contorno occhi, ecco, quindi sono 3 più 3 già del prodotto in più, e le caramelline balsamiche Valda dentro questa confezione deliziosa. Insomma, io impazzisco per queste confezioni con tutti questi prodotti. Poi le scatoline di latta, vabbè, lasciamo perdere. Dunque, questa sugar box penso sia un'idea regalo davvero azzeccata per tantissime donne, per la mamma, per la sorella, per l'amica, chiunque vogliate voi. Mi sono messa in contatto con l'ufficio marketing e mi hanno detto che c'è la possibilità per 20 di voi, quindi 20 ragazze, di avere uno sconto del 20% tramite un codice che vi darò io, a ognuna di voi darò un codice privatamente tramite email, perché sennò poi dopo c'è l'assalto, quindi abbiamo pensato di gestirla così. Stavo dicendo, c'è la possibilità di avere uno sconto del 20% per tutte le nuove utenti che si registreranno e vorranno fare l'abbonamento mensile a Sugarbox. Io specifico che l'abbonamento a Sugarbox potete cancellarlo quando volete. Poi comunque c'è tutto il regolamento sul sito, non c'è verso di confondersi, ecco. Quindi se volete fare questa cosa della Sugarbox, avete l'opportunità, contattandomi tramite il mio indirizzo email che vi metto qui, di avere questo codice sconto che potrete inserire nel sito. Quindi ragazzi, fatemi sapere se siete interessate, perché ho 20 codici sconto per voi per questa cosa della Sugarbox. Questa cosa è valida solo se non avete mai acquistato la Sugarbox. Mi ero dimenticata di dirvi che se voi ordinate la Sugarbox entro il 15 di questo mese di dicembre, vi arriva tranquillamente entro il 24, quindi avete questa certezza. Entriamo in qualcosa di super ganzo. Come vedete qui ho due scatole di Sephora, perché ho comprato diverse cose, mi è convenuto tantissimo, ve l'ho già detto, e penso di aver trovato delle cose jolly, cioè che non è possibile che non possano piacere, quindi sicuramente secondo me sono dei regali azzeccati. Questa è la scatolina stupenda con l'apertura magnetica natalizia di quest'anno. Allora, partiamo con la prima cosa, appena arrivati, ovviamente, il kit pennelli. Questo è un kit pennelli con una clutch argentata stupenda, che appena l'ho visto sul sito ho detto no, deve essere mia. Io vi metto tutti i prezzi sotto, così non potete sbagliarvi. Basta cliccare mostra altro e vedrete la lista dei prodotti mostrati con il prezzo accanto. Quindi questa vi posso aprire giusto per farvi vedere, poi la rimetto dentro. Questa l'avevo pensata, non posso dire per chi, tanto. Allora, è una clutch, vedete, con l'apertura così, a bustina, e all'interno ci sono i quattro pennelli. Sono dei pennelli simili un po' ai pennelli che fa MAC, però guardandoli così mi sembrano di miglior qualità. Sapete i pennelli di MAC, quelli per le vacanze, per le holidays, eccetera, che sono cinesate incredibili. Questi mi sembrano più belli a guardarli da qui, più soffici. Secondo me è un'idea regalo stupenda, cioè, ditemi voi, è proprio carina, veramente. Poi con questa cosa della clutch, penso che ci abbiano azzeccato la grande, anche per Capodanno così è deliziosa. Un'altra idea regalo azzeccatissima è sicuramente il kit di Lancôme, dove all'interno potrete trovare il mascara famosissimo, più bello del mondo, più fantastico del mondo, che nessuna potrà dirvi ma cosa mi ha regalato, l'Hypnose. Non ho preso l'altro, perché ci sono due tipologie di Hypnose, attenzione, prendete il classico se posso darvi un consiglio. Una matita nera e uno struccante bifasico. Chi non usa la matita nera, chi non usa lo struccante, chi non usa il mascara, a parte mia mamma, tutti. Mamma, ti voglio bene. E praticamente, ve l'ho già detto, penso sia un'idea azzeccatissima. Prossima cosa. Dunque, mi sono sbizzarrita molto con gli smalti quest'anno, perché anche lì so che vado sul sicuro. Siamo a Natale, regalo gli smalti natalizi, poi ci sono le feste, colori invernali, c'è il Capodanno, tutto quello che volete, è un regalo azzeccatissimo che sicuramente la persona che riceverà il regalo utilizzerà, a meno che non abbia le unghie. Guardate quanto è stupenda questa manicure di Siate,
E anche la, il packaging è stupendo. Guardate qua, da-da! Cioè, questo è un signor regalo, ragazze, veramente. E all'interno ci sono appunto, c'è anche l'imbutino, che carino, fa anche rima. Tutto dorato, tutto sbarluccicante, tutte queste praline che vi lancerete sopra le unghie allegramente, penso che sia, qua dietro c'è la spiegazione, davvero carinissimo, veramente. Appena l'ho visto ho detto dai, non posso non prenderlo perché anche questo è un regalo davvero molto d'effetto. Nella seconda scatola, a parte che ho ricevuto la borsa, che quest'anno è davvero carina, è la shopping bag della Sephora, davvero grande, capiente, carina, come regalino in più, regalo jolly, è sempre un qualcosa di ben accetto una shopping bag. E un altro kit di Siate, questo effetto velluto, Velvet Manicure, che trovo davvero deliziosa, anche qui c'è tutta la spiegazione, non c'è rischio di sbagliare, cioè proprio anche da tenere sul comodino, penso che siano deliziosi, veramente. E qui c'è il suo pennellino, oh mamma mia, qui si è aperto il tacco, sta facendo su un macello. Ora, meno male che l'ho aperta per controllare. Ed ecco il regalo che penso sia il più azzeccato di tutti. Cioè, guardate questo kit di OPI. Avete ben 7 smalti, di cui uno full size, questo rosso profondo, che non è un film di Dario Argento. Davvero stupendi, veramente. Ci sono diverse tonalità. Poi questo qua che somiglia un po' al Velvet di Siate. Veramente è qualcosa di stupendo. Poi c'è un top coat, che i top coat di OPI mi piacciono tantissimo, poi c'è uno nero, quello full size è il Rendezvous in My Boudoir, poi c'è il First Me to a Royal Tea, Powder My Wig, What's New With You, I Love Baroque and Roll, Even Royals Get the Blues e top coat, and top coat. Insomma, questo è davvero un regalo stupendo, cioè veramente si sono superati. Penso che sia un'idea davvero validissima. Gli smalti OPI, come sapete, sono i miei preferiti insieme agli Essie, però gli OPI li preferisco ancora di più. Quindi assolutamente sì, dai, spero di riuscire ad aiutarvi nella scelta dei regali quest'anno, dai. Se siete fuori di testa, se siete fuori Italia, potete benissimo andare in uno store Bobbi Brown e acquistare questa Bobbi Brown Eye Collection, che è una serie di prodotti. Qui vedete bene da fuori, c'è una palette, una matita nera, un mascara e la fantastica crema contorno occhi, crema contorno occhi tanto in voga quest'anno. La crema super idratante contorno occhi, eccola qua, è stupenda veramente, anche da tenere sul comodino, è davvero bellissima da guardare, però non mi ha detto nessuno, ho letto che è davvero valida come crema contorno occhi. Poi c'è la palette deliziosa, così nero lucida con la firma di Bobbi. Elegantissima anche da portare in viaggio, veramente stupenda, con questi colori neutri, più un nero e un grigio opaco, shimmer e bianco. Poi c'è una long wear eye pencil, questa è una full size, quindi è una matita marrone scuro, a lunga tenuta, e un mascara. Penso che questo lo terrò per me, perché mi piace troppo, quindi... Ah, tra l'altro, se vi piace Bobbi Brown, andate sul mio blog e scrivete una bella poesia sotto il post, perché potrete vincere il mio regalo che ho deciso di condividere con voi in occasione dell'inaugurazione del mio blog. Però parlo tutto nel mio video precedente, quindi non mi dilungo troppo su questa cosa. Un'idea regalo per un uomo, un'impresa davvero ardua, impossibile. Gli uomini sono molto difficili per quanto riguarda i regali, anche perché noi donne abbiamo proprio un altro tipo di cervello, quindi è difficile accontentarli. Però penso che un regalo del genere sia un po' apprezzato da tutti. E questo è un paio di guanti che ho acquistato proprio 3-4 giorni fa da Zara. Deliziosi. Non so se sicuramente li trovate anche nello store, dovete un attimino andare a vedere. L'unica cosa che non mi è piaciuta di Zara è che ti fanno pagare le spese di spedizione anche se superi una certa cifra, una cosa che veramente
non mi piace per niente. In ogni caso sono in pelle, deliziosi e hanno proprio la particolarità di avere questo mix di stoffa davanti, pelle dietro, quindi lana davanti, pelle dentro e poi questa cosina qui, maglia ai polsini. Trovo che siano deliziosi, veramente. Dentro c'è tutto il pelo, non so se è cashmere, è davvero morbidissimo. Quindi se non sapete cosa regalare a qualche uomo della vostra famiglia, questi guanti qui di Zara Uomo sono davvero bellissimi. Sempre di Zara c'è anche una borsa, dei borsoni deliziosi che vi suggerisco di andare a vedere. Anche qui potrebbe essere un'idea carina come regalo uomo, perché penso che almeno mio marito, se gli regalo un kit di cose per la barba così, oppure creme, proprio me le lancia dietro una a una, cioè lui le odia quelle robe lì. Gli piacciono gli accessori, quindi guanti, borse, scarpe, queste cose qui me le accetta di buon cuore, sciarpe, però le altre cose è veramente un dramma, cioè ogni volta che devo fargli un regalo sono sempre sudo freddo. In ogni caso, veramente, Zara, per quanto riguarda le borse da uomo, i borsoni e i guanti, dategli un occhio perché ci sono davvero tante cose carine. Un'altra idea carina che mi è piaciuta davvero tantissimo è questa cosina qui, è Shaun the Sheep. È un regalino che ha portato mio marito alle mie figlie quando è stato qualche giorno fa via per lavoro, e si è fermato all'aeroporto di Monaco e ha trovato questi pupazzi stupendi, però la peculiarità è che dentro li apri e hanno il cuscino di semi naturali. Il classico cuscino famosissimo che si può mettere nel microonde, scaldare e tenere al caldo durante il nostro lungo inverno. Penso che questa sia un'idea carina anche per gli adulti, non solo per i piccoli. E questo brand, guardate quanto è carina, Shaun the Sheep. Questo brand si chiama Feshi, vi metto giù il nome esatto, e questo brand lo potete trovare tranquillamente anche su Amazon Italia. Ora, su Amazon Italia non ho visto Shaun the Sheep, però ci sono altri personaggi carini e comunque potete trovare tante valide alternative. Ragazze, penso di aver finito tutto, spero soprattutto di essere stata d'aiuto, ecco, perché so che ogni anno è sempre davvero un dramma scegliere i regali giusti che possano piacere, perché a volte si fanno dei regali sbagliatissimi, anche se la persona non te lo vuole dare a vedere, si capisce subito quando un regalo è apprezzato oppure no. Allora io vi dico che c'è una sorpresa in arrivo, quindi state connesse. Verso metà di questo mese c'è una sorpresa sorpresona, è un mese di sorprese, ecco. Quindi, però questa è veramente una sorpresona, eh? Mi raccomando, comunque vi terrò aggiornate, sicuramente. Poi voglio fare tutti questi video molto invernaloni, natalizi, tutte queste cose qui da donne un po' grulle, ecco. Vi mando un bacio, ciao, alla prossima!